i pilastri per noi sono i giovani, il territorio e il lavoro, quindi l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è molto importante. Una serata tra cultura, cibo e design dallo spirito benefico. È nato così Food and Design for Charity, l'evento solidale organizzato alla Villa Reale di Monza da MB Circle. Un'occasione per la rete di imprese locali per consegnare borse di studio da 20.000 euro totali al Centro per lo Sviluppo delle Abilità Cognitive e Auto Academy, due realtà del territorio che supportano da anni l'inclusione di ragazzi con disabilità cognitive e con disturbi dello spettro autistico. È molto importante allenare sempre la mente, sin da piccoli ma anche da adulti, e siamo convinti che nel momento in cui anche delle persone con deficit cognitivo fanno training cognitivo, sanno dare il meglio di sé e sanno anche stupirci. Sicuramente l'opportunità di poter parlare alle aziende è fondamentale per operare questa inclusione nel mondo del lavoro che si sta rendendo necessaria per le persone autistiche. A preparare i piatti di alta cucina della serata, 5 dei maggiori chef del territorio, al loro fianco talentuosi studenti della scuola professionale in presa di Karate Brianza. I 5 ragazzi che stanno aiutando gli chef in cucina avranno la possibilità di svolgere degli stage nei ristoranti degli chef. Noi già siamo un'azienda che lavora molto con la scuola impresa e sosteniamo molto anche questi loro progetti, e dopo pian piano sono ragazzi che danno molto. E quindi è bello dargli tutte queste possibilità con la sapienza che noi abbiamo, ecco, del nostro lavoro. Tante le personalità politiche e imprenditoriali a dare supporto alla serata. I giovani vedono con incertezza a volte il futuro e quindi benvengano realtà come MB Circle qui dalla provincia di Monza e Brianza, che credono e investono soprattutto sui progetti dedicati ai giovani. Complimenti a questi imprenditori che si sono riuniti qui questa sera in una serata così di beneficenza per dare una mano a quelle associazioni che credono in un progetto di inclusione per tutti i ragazzi.